tutti, sono Valentina Petruzzella. Oggi vi porto con me a Reggio Emilia a scoprire ben 4 progetti di architettura contemporanea. Si tratta dei tre ponti e della stazione mediopadana dell'alta velocità progettati dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava. L'involucro della stazione si compone di una serie di portali in acciaio messi in successione a distanza di circa 1 metro l'uno dall'altro e montati in maniera sfalsata, quindi non allineati sia in pianta che in prospetto. La successione di questi portali genera l'effetto di una gigantesca onda bianca lunga quasi 500 metri. I portali in totale sono 475. Pensate che per realizzarla ci sono volute 14.000 tonnellate di acciaio, pari ad una volta e mezzo il peso della Torre Eiffel, con un costo complessivo di 79 milioni di euro. La stazione si dispone su 2 livelli. Qui siamo a livello superiore in corrispondenza della banchina dell'alta velocità. Purtroppo questo edificio è oggetto di una serie di polemiche che mettono in discussione non tanto la bellezza dell'opera quanto la funzionalità dell'edificio stesso. Pare infatti che il grosso flusso di viaggiatori che era previsto all'inizio e che giustificava un intervento così grosso non ci sia stato, forse perché è ancora poco collegata con le città vicine. Ma sicuramente la questione che ha destato più scalpore è stato il dimensionamento ridotto degli ascensori, che all'inizio ha impedito il trasporto in barella di una persona che si era sentita male. Dopo questo episodio alcuni ascensori sono stati completamente sostituiti e dimensionati in modo da poter ospitare una barella. Parliamo adesso dei ponti chiamati comunemente le vele di Calatrava. Si trovano sull'asse stradale che collega Reggio Emilia a Bagnolo. Quello che vedete alle mie spalle è l'arco centrale che scavalca l'autostrada A1. Come vedete è un arco maestoso, largo 220 metri e alto 50. Tutto il peso del ponte viene raccolto da quelle funi in acciaio che trasferiscono il peso all'arco centrale, che a sua volta lo trasferisce a terra. I ponti hanno vinto nel 2009 un premio europeo che è conferito a chi sperimenta l'utilizzo creativo dell'acciaio nelle costruzioni. I due ponti laterali sono due ponti gemelli con un arco alto 70 metri. Poiché il ponte si dispone trasversalmente rispetto al senso di marcia, le funi disegnano un'iperbole che creano questo splendido effetto visivo. La nostra visita termina qui. Abbiamo analizzato delle architetture che sono diventate delle vere e proprie polarità all'interno del paesaggio, riconoscibili anche a grandi distanze. E purtroppo anche questo aspetto è al centro di una serie di critiche proprio per l'impatto visivo che queste architetture hanno sul paesaggio. Molti infatti le considerano completamente decontestualizzate. Beh, io invece condivido la scelta di Calatrava di intervenire su questo territorio che è prevalentemente pianeggiante con delle architetture fortemente dinamiche, maestose, però al tempo stesso fluide e leggere. Io vi ringrazio per l'attenzione, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere mi piace e a diventare fan della mia pagina Facebook in modo da essere informato su tutti i nuovi post e video. Grazie a tutti per l'attenzione!